due i temi che vorremmo analizzare oggi. Beh, uno che riguarda strettamente l'andamento del festival, cioè i picchi di ascolto, ovvero sia il momento in cui l'outdoor si impenna e crea un picco d'ascolto, e l'altro il concetto di trasgressione, che pure è arrivato l'altra sera. Beh, allora, il picco d'ascolto della prima serata era abbastanza inevitabile, è stato Albano e Romina. Un picco d'ascolto ricercato in qualche modo, ma hanno tenuto botta e credo soprattutto nel momento del bacio, o presunto bacio che sia, c'è stato questo picco di ascolto che i bookmakers già avevano dato da qualche mese, inevitabile. E invece ieri sera il picco d'ascolto è stato raggiunto da Conchita Wurst, sapete, il cantante o la cantante austriaca con la barba. Ecco, io credo che se non avesse la barba non saremmo qui a parlare di Conchita Wurst. E quello che dispiace, che secca un po', è che viene tirato dentro il concetto di trasgressione, che è un concetto molto alto all'interno della cultura pop, perché i grandi trasgressori della cultura pop e del rock e anche di altri generi musicali ce ne sono stati tanti. Mi vengono in mente i più popolari, rispondono ai nomi di Freddie Mercury, David Bowie, Lou Reed, ma anche lo stesso Boy George. Sono stati personaggi che hanno consumato acquedotti di alcol, che hanno avuto e utilizzato droghe di ogni tipo, e questa trasgressione porta ancora i segni nel loro corpo e anche nella loro mentalità, nel loro approccio, nel loro lavoro. Ma queste persone hanno creato dei capolavori, chi più chi meno, qualcuno momentanei come il caso di Boy George, altri dei piccoli classici come il caso di Freddie Mercury o di David Bowie. Ecco, nel caso di Conchita Wurst, tutto questo non mi pare che ci sia. Qui abbiamo un ragazzo austriaco, austro-ungarico, che arriva in camerino vestito da uomo, si cambia. Con questa straordinaria somiglianza a Pirlo, fa la sua cosa e poi se ne va. Allora, qui non c'è transgender, non c'è drag queen, non c'è trasgressione, non c'è nulla della storica e fierissima trasgressione pop che è alla base del linguaggio e anche del messaggio di Andy Warhol e tutti quelli che sono venuti dopo. C'è semplicemente un imbroglio, c'è semplicemente un qualcosa di taroccato che arriva, però. Tutto questo in un clima e in un festival abbastanza tradizionale, seguito da un pubblico adulto, a quell'ora della notte ha raggiunto il picco d'ascolto. Allora, questo da una parte è una buona notizia, si vede che il cosiddetto pubblico un po' dormiente di Rai 1, del tutto dormiente non è. L'altra parte della giustificazione è meno buona, vuol dire che insomma c'è una parte del pubblico che è ben disposta a farsi imbrogliare e tutto sommato dice va vabbè guarda questo con la barba, fammi vedere questo eccetera, della serie a quest'ora di Sanremo, come una citazione di Battisti, va bene pure lei. E questo non ci deve tenere allegri, insomma. Io faccio ancora il tifo per la trasgressione d'antan, cioè quella che è finita sui libri di storia della musica pop e quella che ha creato piccole gemme musicali in questo caso, ma anche pittoriche, cartellonistiche, eccetera, con cui facciamo ancora i conti nelle nostre case, nelle mostre, nei musei e in tutto quello che ha creato questo tipo di cultura e di informazione. E Conchita, io gli vorrei dare un appuntamento fra 5 anni a Conchita, per vedere quello che succede. Magari farà le cover di Umberto Bindi, chi lo sa? Vediamo.